iniziamo la nuova stagione del Teatro Pedrazzoli. Buongiorno a Gabriele Tesauri, direttore artistico di Nove Teatro, che ha in gestione il teatro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Susanna, siamo tornati di nuovo a rivederci. Esatto, ben ritrovato. Per fortuna ora parliamo di cultura e di spettacoli che vengono messi in scena, perché ne avevamo parlato mesi fa, quando invece non era possibile andare a teatro. Adesso è possibile, voi avete iniziato la vostra stagione. Allora, quali sono le caratteristiche, cosa avete scelto per questa stagione? Allora sì, siamo ripartiti, stiamo tra i primi teatri appunto a riaprire già a settembre. Abbiamo aperto con una grande festa con Little Tower e la sua band che ha rallegrato il nostro pubblico. A ottobre abbiamo dedicato tutto il mese alla nostra grande produzione, un colossal. Abbiamo messo in scena la trilogia della villeggiatura per la regia di Domenico Amendola e la nostra compagnia. Quasi 3 ore di spettacolo che insomma hanno portato un po' di festa e di ritorno anche degli spettatori nel nostro teatro. Trilogia, tra l'altro, che arriva anche a Reggio il 13 novembre, ospite in apertura della stagione del Teatro San Prospero. Dopo questi classici, perché anche Little Tower a suo modo è un classico, diciamo che la stagione è dedicata soprattutto alla nuova drammaturgia. Abbiamo insistito e come nostra missione, insomma, anche come impresa di produzione ministeriale dedicata proprio ai nuovi testi e alle nuove drammaturgie, di ospitare compagnie che si vedono un po' con i nostri territori e che propongono nuovi testi drammaturgici. Siamo partiti, diciamo, partirei o meglio, con il 20 novembre, un testo dedicato al presidente Sandro Pertini. Il testo si chiama Sandro, l'interprete Andrea Sant'Anastasio, la compagnia del Teatro dell'Argine di Bologna. È una figura che credo che non abbia bisogno di molte presentazioni, la si ripercorrerà degli anni del suo settennato, ma senza tralasciare appunto la sua esperienza di lotta partigiana e anche di prigionia nelle carceri fasciste. Insomma, uno spettacolo che è debuttato questo a ottobre appunto a Bologna e che ospitiamo per primi qua da noi. E a dicembre, così per traghettarci verso il Natale, il 4 dicembre avremo invece una compagnia di Torino, da Larsen, che ci propone un testo giallo ma in forma di commedia, un classico triangolo amoroso che però a un certo punto si tingerà di giallo, e però qua non si possono fare spoiler ovviamente perché bisogna vederlo per capire come va a finire. A gennaio ospitiamo invece una compagnia, il Teatro della Tosse, compagnia storica del nostro teatro nazionale, che prevede però all'interno degli interpreti giovani di Generazione Disagio, una compagnia che è già stata ospite nella primissima stagione nostra del Teatro Pedrazzoli. Noi come Nove Teatro appunto abbiamo gestione dal 2016 il Pedrazzoli, li ospitiamo subito. Tornano con Art, che usa il pretesto di una discussione su un quadro, quindi una discussione sul mondo dell'arte, in realtà per raccontare di relazioni, di rapporti amicali tra i trentenni, insomma, la generazione che viene messa sotto la lente di ingrandimento in questo testo è quella dei trentenni. Molto felice anche di ospitare il 12 febbraio con Lacrime elettriche. Questo è un testo veramente nuovissimo, mentre Art di Jasmine Reza, un testo già più conosciuto, ma Lacrime elettriche proprio nasce l'anno scorso attraverso un laboratorio tra diversi autori teatrali, e va a ripercorrere la vita di Philip Dick. Philip Dick è un autore di fantascienza, i suoi romanzi hanno ispirato film come Blade Runner o Minority Report, quindi non c'è anche qua bisogno di presentazioni. Si va in questo testo a indagare nel suo rapporto con la moglie, ma come ha creato tutti questi mondi fantascientifici. Tutto questo per chiederci poi in realtà che cos'è questa umanità. Lui lo fa dal punto di vista degli androidi, no? Del mondo dei robot, però è un suo sguardo sull'umanità invece contemporanea. Il 26 febbraio, io vado avanti, Susanna, con questa Sì, carrellata carrellata, di esatto. racconti, no? Esatto. Vediamo alcuni altri appuntamenti, poi naturalmente nel sito ci sono tutte le informazioni specifiche, però insomma, per dare il senso generale appunto delle vostre scelte, vediamo un altro appuntamento, poi avevo qualche domanda da farti. Sì, Prego.
arrivo proprio su uno di quelli a cui tengo di più, nel senso, a parte che è una mia regia, ma non è tanto per quello, perché più che altro è un testo, è un progetto che nasce da un percorso che stiamo facendo di teatro scolastico sul teatro della memoria. Lo abbiamo iniziato con l'Amico Ritrovato, abbiamo fatto una produzione ANS che ha girato per tutta Italia per 5 anni, torniamo con Don Pasquino. Come dice il titolo e come vedete anche dalla foto, si parla di Don Pasquino Borghi, una delle figure fondamentali della lotta resistenziale nel nostro territorio. Quindi auguriamo lunga vita a questo progetto che possa portare questa storia che è nostra anche invece in giro per l'Italia. Un progetto che nasce con Istoreco, da uno spunto dell'Istituto Lombardo Radice di Correggio, del Circolo Lombardo Radice, con il sostegno del Comune di Correggio, debutterà a Correggio verso fine gennaio 25-26. E questi progetti coinvolgono, oltre ai nostri attori, i ragazzi delle scuole superiori o di terza media nelle città dove andiamo a presentare. Cioè? Entrano direttamente entrano nello spettacolo attraverso un laboratorio, andiamo nelle scuole, li prepariamo e insieme agli attori poi vanno in scena per la cittadinanza e per le scuole che vengono appunto a vedere se sono interessate allo spettacolo. Quindi diventano attori anche loro. Ed è, abbiamo visto, un progetto che funziona proprio per fissare nella sensibilità, nell'emozione dei ragazzi, delle nuove generazioni, queste tematiche. E possiamo dire che questo progetto mette un po' insieme le vostre vocazioni, cioè il teatro civile, il lavoro con le scuole, il lavoro anche dei corsi teatrali anche per i più giovani. Esatto, è proprio un po' la summa, abbiamo trovato questo espediente, questa modalità per mettere insieme tutte quelle che sono le nostre missioni, le colonne diciamo della nostra attività. Teatro civile, Domenico Amendola da anni segue un festival che si chiama Teatro Legalità, che porta queste tematiche nelle varie amministrazioni della nostra provincia, il discorso della memoria, della storia, il teatro e l'incontro invece con le nuove generazioni. E a proposito di giovani e anche a proposito del fatto che il vostro lavoro poi intreccia, come ci dicevi all'inizio, sia la stagione di prosa ma anche gli eventi musicali, il 6 di novembre ci sarà il concerto dell'Orchestra Giovanile di Suzzara, quindi anche questo è un appuntamento che possiamo ricordare. Perché mettete insieme, anche dal punto di vista della possibilità degli spettatori di farsi un proprio, diciamo, carnet, un proprio programma, mettendo insieme anche gli appuntamenti delle stagioni diverse, no? Prosa e musica, perché questa scelta? Proprio per dare il maggiore panorama, la possibilità al pubblico, diciamo, della nostra zona di assistere a diversi generi teatrali, a diverse espressioni artistiche, e in uno spazio come quello del Pedrazzoli che ci permette, vista la bellezza del luogo, le potenzialità anche d'accoglienza, siamo tornati al 100% di accoglienza, quindi c'è spazio per venire in teatro, la possibilità proprio di così vedere generi completamente diversi e non focalizzarci solo su una specifica tematica teatrale. Quindi avete scelto questa formula del carnet e poi avete dato un nome significativo anche rispetto a quello che abbiamo vissuto, cioè scegli la sala non il salotto, perché la tendenza può essere quella di mantenere così un ambiente casalingo a cui purtroppo siamo stati costretti, ma dobbiamo invece tornare a vivere i momenti della socialità. Esatto, oltre ai nostri abbonamenti tradizionali abbiamo pensato, proprio per sollecitare il ritorno a teatro, a questa formula, quindi minimo 3 spettacoli, diciamo 3 eventi, allo stesso costo di quello che paga un abbonato sostanzialmente, il biglietto. Sì, noi abbiamo lavorato per anni per portare la gente fuori dalle case, appunto dai salotti, e riportarli a teatro. Il Covid ce li ha ripiazzati in casa, cioè ha richiuso dentro, e quindi di nuovo adesso lo sforzo è doppio e triplo rispetto a quello che facevamo prima. La gente sta tornando, i nostri abbonati sono tornati tutti, però abbiamo bisogno di diffondere ulteriormente. Quello che sto facendo anche su Fabbrico è l'invito anche a regalare biglietti o abbonamenti, a sostenere in una sorta di welfare culturale la nostra attività da parte di aziende, di imprenditori che possono appunto acquistare biglietti o carnet per
diffonderli all'interno delle loro aziende, delle loro imprese, per sostenere anche questa diffusione della cultura teatrale nel nostro territorio. Senti, prima di salutarci, intanto volevo ricordare che il teatro di Fabbrico ha una storia molto lunga e per chi, per i reggiani che magari non sono mai venuti, può essere anche l'occasione per vedere questo teatro. Per fortuna la rete dei teatri della nostra provincia è molto ricca e uno di questi gioielli è anche il teatro di Fabbrico. Assolutamente, proprio per la sua storia. L'idea di chiamarlo Teatro del Popolo nasce proprio dalla volontà del popolo fabricese di costruirsi una casa della cultura, del cinema e del teatro e degli eventi musicali. Quindi sostenerlo, venirci a trovare e vedere un po' quello che a Fabbrico si è fatto in questi anni da chi ci ha preceduto, che ci ha lasciato questo piccolo gioiello di storia anche, di cultura popolare che stiamo cercando di portare avanti, vi aspettiamo. Fabbrico dalla città sembra lontano, da Reggio Emilia, eccetera, però è l'occasione anche qui per vedere, come dicevo, compagnie e progetti teatrali che difficilmente si vedono in altre stagioni. È anche un modo per differenziare. L'offerta culturale della provincia è ricchissima, soprattutto in questo periodo che si è creato un po' un imbuto, no, di offerte, siamo stati fermi per così tanti mesi. Però un giretto a Fabbrico noi vi accogliamo sempre molto volentieri. Grazie, grazie mille a Gabriele Tesauri, direttore artistico di Nove Teatro. Grazie per essere stato con noi, a presto. Susanna, grazie sempre a voi, un buon lavoro, una buona giornata. Sul grazie. Sito internet naturalmente tutte le informazioni riguardo gli spettacoli di cui abbiamo parlato, i biglietti, gli abbonamenti.